Wet market per la maggior parte si trovano in Asia e in Africa, e in questi mercati animali esotici e da reddito vengono commercializzati e macellati sul posto per i clienti che desiderano mangiare carne fresca. Quindi il termine wet market, che tradotto in italiano sarebbe mercati umidi, prendono il nome dal sangue, dalle viscere degli animali che vengono macellati perché immergono i pavimenti delle bancarelle appunto dopo la loro uccisione. Tenendo in conto che diverse specie di animali sono rinchiuse in gabbie anguste e sporche, tutto ciò a lungo andare crea terreno fertile per le cosiddette malattie zoonotiche. Animal Equality è un'organizzazione internazionale per la difesa degli animali allevati a scopo alimentare. Portiamo avanti investigazioni sotto copertura all'interno di allevamenti e macelli per mostrare la realtà che si nasconde dietro queste strutture. Da poco abbiamo lanciato una campagna per proibire wet market a livello internazionale. Questo sono una vera minaccia sia per la salute del pubblico e in passato sono state anche fonti di epidemie come ad esempio la SARS e l'influenza suina. I wet market sono stati chiamati in causa per l'origine di questa forma di SARS-CoV per la loro struttura. Si tratta di mercati dove confluiscono un grande numero di specie di animali vivi e questo è il primo problema, che poi vengono uccisi sul momento per essere venduti. Allora, gli animali vivi di specie diversa sono però in condizioni di stress, quindi lo stress abbassa le difese immunitarie degli animali che sono più facilmente aggredibili dai virus e dai batteri, in questo caso dai virus. Gli animali poi sono all'aperto quando sono vivi e possono essere contagiati da animali che sono liberi e che possono portare delle malattie. Il grande numero di animali fa sì che si possa verificare che passando da un animale all'altro ci sia una virulentazione, ovvero una capacità di provocare forme di malattia più gravi. A questo punto ci può essere il passaggio sull'uomo perché nei mercati c'è un affollamento di persone, non ci sarebbero problemi se gli animali fossero macellati in situazioni di igienicamente corrette e poi fosse venduta la carne. È la struttura del mercato che mette vicino la carne macellata con l'animale vivo, non per la carne macellata, ma è la presenza dell'animale vivo. Se proprio volessero continuare con le loro tradizioni, bisogna costruire dei macelli dove gli animali che sono macellati siano trattati in modo igienicamente corretto. Le origini della pandemia del Covid-19 non sono chiare in questo momento, ma vari scienziati e ricercatori credono che il tutto abbia preso piede in un mercato del pesce a Wuhan in Cina, che è noto per il commercio di animali selvatici. Abbiamo quindi lanciato una petizione che è diretta alle Nazioni Unite. Abbiamo avuto anche una prima risposta, che è appunto avvenuta un paio di giorni fa, da Elisabeth Maruma Mrema, che è la responsabile della Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, che ha rilasciato dichiarazioni a favore del bando mondiale dei wet market. Come Animal Equality, noi invitiamo tutti i governi ad ascoltare i consigli della comunità scientifica e soprattutto anche quello che ha detto Elisabeth Maruma Mrema, perché se non ci prendiamo cura del pianeta e il benessere degli animali, questo a lungo andare poi si ripercuote anche sulla salute dell'essere umano.